E entriamo. Questa volta Maria resterà fuori. I'll wait here. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back, okay? Vabbè, praticamente non preoccupatevi, può sembrare un'area immensa da esplorare, ma in realtà non è così. Questa è l'unica porta che si apre, praticamente. So what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Ha! You're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were out for you. No, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you're sorry? I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody would ever forgive me. Eh beh, c'è questo interessante dialogo. Beh, praticamente più cretino che buono questo Eddie. Comunque, mi domando dove cacchio ha preso sta pizza. Vabbè, dobbiamo uscire di qua. Praticamente ci ritroveremo lì dove siamo entrati, solo dall'altra parte. E da questo verso sarebbe stata bloccata, quindi avremmo dovuto fare per forza questo giro lungo, ecco. Did a little girl run out of here? Yeah, she was too fast for me. Aren't you gonna go after her? Niente, in pratica non è riuscita a beccare Laura. Vabbè, dobbiamo girare di qua praticamente. Quindi ruotare intorno a tutta la struttura. Ecco qua. Oh, fino ad arrivare al retro praticamente, dove ci dovrebbe essere, ecco, questo cancello che ci porta sul vicolo. Ok, corriamo in fondo, non curiamoci di questa porta. Ecco qua. She went through there. Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. A quanto pare Maria conosce quest'altra strada. Comunque, lui qui esamina e controlla, insomma, capisce che non può farcela un adulto a James, passare. you can't make it through there. Troppo stretto come spazio. Comunque, It's no good. It's locked. Grazie.
A quanto pare l'ha aperta. Ecco. Bene. Proseguiamo tranquillamente, insomma, senza problemi. Questa è la strada da seguire, non possiamo fare altro. Questa si apre. Ecco. Oh, è un locale notturno praticamente. Qui c'è anche diciamo la passerella con il palo. Qui c'è un medikit, perfetto. E nient'altro di utile, a quanto pare. Questa è l'Eleventh Night praticamente. No, come? Notte del cielo, vabbè. L'ha tradotto, ok. Usciamo. Oh, ci troveremo di nuovo per strada, praticamente. Questa si teletrasporta, non ho capito come cacchio ha fatto a ritrovarsi di nuovo qui. Comunque, oh, una volta qui fuori, ecco, allora dovremmo proseguire. Dunque, sì, continuiamo qua. Dovrebbe partire una scena in automatico. E continuare qui per Carol Street, ecco. Over there. Tutta questa storia dell'inseguire una bambina, insomma, mi porta a un déjà vu assurdo praticamente. Ecco, qualcuno mi ha già capito a cosa mi riferisco. Mi riferisco a Silent Hill 1. Comunque, appena entrati qui sulla sinistra c'è ecco, sulla sinistra dell'entrata praticamente c'è la mappa dell'ospedale. Perfetto. Ok, ci dovrebbe essere anche un punto di salvataggio da queste parti. Basta, insomma, girare un po' in tondo.